un annuncio che era stato dato all'ultimo premio Ilarial per il desiderio del comune di Riccione di conferirvi questa cittadinanza onoraria. Ecco, come in questi mesi è stata meditata questa cosa, oggi davvero il conferimento. Luciano, come vivi questo momento? Noi siamo veramente commossi, perché intanto questa città ci ha dato 12 anni di un premio intitolato a nostra figlia, che è fatto da una città in cui noi non abbiamo... Sì, è una città italiana, ma insomma Ilaria non è nata qui, noi nemmeno, per cui è già commovente quello che hanno fatto per nostra figlia. In più adesso questo riconoscimento a noi, siamo all'apice proprio, e ringraziamo veramente tutti i riccionesi, tutte le autorità, il sindaco, i consiglieri, tutti quanti, perché siamo veramente contenti di questa cittadinanza onoraria che ci dà questa città. Giorgio, lo diceva Luciana, l'importanza di una città che ha sempre, ogni anno, costantemente battuto sulla ricerca della verità. Credo che questo sia un grande appoggio anche per voi, anche solo morale forse, però importante. No, non è. È una realtà. È una realtà controcorrente, perché è riuscita a mantenere vivo il ricordo di Ilaria e Miran in un modo incredibile, con l'appoggio di tutta una città, e questa è la cosa impressionante, non è una cosa di poco, è una cosa di tutti. E noi l'abbiamo sentita in modo particolare, perché ci ha accompagnato non è solamente quando veniamo a Riccione, ma noi abbiamo un rapporto, direi, settimanale, di colloqui, ci tengono informati delle notizie, cioè ormai dovevamo diventare riccionesi, se lo sappiamo. Ma verrete anche ad abitare un po' di qua, Luciana? Questo non lo possiamo ancora dire, perché insomma non siamo giovanissimi, per cui la nostra tana di Roma rimane quella, insomma. E poi non ci dimentichiamo che oggi il nostro sindaco è soprattutto il sindaco di Ilaria, perché noi non siamo romani, Ilaria invece è nata a Roma, e il sindaco di Ilaria è venuto qui a Riccione per stare vicino a noi. Questo ci ha veramente commosso, lo ringraziamo molto di questo. Ecco, la vicinanza di Veltroni oggi significa qualcosa, quindi, che vi abbia accompagnato. Veltroni per noi, per me, era una conoscenza da quando era ragazzo. Ma io voglio ricordare una cosa, che il giorno che è morto Ilaria, Veltroni è stata tutta la giornata a casa nostra. Non ci ha mai lasciato. E non ci ha neanche lasciato in seguito. Noi poi l'abbiamo conosciuto direttore dell'unità, l'abbiamo conosciuto vicepresidente del Consiglio, e poi l'abbiamo conosciuto sindaco di Roma, e tutte queste posizioni che abbiamo avuto è sempre stato con noi, con affettuosità, con interesse, perciò è un ricordo, come diceva Luciana, carissimo, che non possiamo dimenticare. Luciana, l'ultima cosa, questa vicinanza, un'occasione ulteriore per continuare a lottare alla ricerca della verità. Questo sempre, finché avremo vita, avremo fiato, noi continueremo a cercare la verità, la giustizia, perché Ilaria e Miran la devono avere a tutti i costi, perché non si può morire a 32 anni, Ilaria a 46, Miran per niente. Non è morta, non deve essere morta per niente, perché non lo è. È morta perché stava facendo il suo lavoro, e questo noi glielo vogliamo proprio restituire. La speranza continua sempre. Sempre. Buongiorno, sono Silvana. Prego. Buonasera a tutti. Grazie. 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 Ciao. Ciao. Ecco, Giorgio. Come va? Ci voleva la signora. Sono felice di vedere. Come stai? Bene.
ti vedo. Adesso bene, ho fatto le vacanze finalmente, dopo 5 anni ho fatto le vacanze. Si vede, si vede. Ciao, come stai? Quanti baci? Vedi, meno male, vai, che qualcosa serviamo, dai. Qui? Grazie. Mi do il presente del posto. Inizieremo questo momento con la proiezione di un brevissimo video. Può partire il video. Di continuare a dare battaglia per avere verità. Se pensiamo a questo premio è partito immediatamente alcuni mesi dopo la morte di Ilaria, questo ci commuove sempre. Ci è servito perché ha attirato l'opinione pubblica dalla nostra parte e l'opinione pubblica ci ha aiutato moltissimo. Ancora adesso, a distanza di 10 anni, noi abbiamo inviti da tutte le parti d'Italia perché intitolano scuole, parchi, asili, intitolano al nome Ilaria, e quindi questo ci dà una forza immensa. La gente vuole sapere la verità, perché il mistero è un paese abituato al silenzio, abituato, ricordiamoci che si parte da Piazza Fontana in poi, non si è mai riusciti a avere verità. Gli ostacoli sono stati di tutti i generi. Questa non so, ecco perché questa battaglia è molto difficile, però noi vogliamo crederci perché fino adesso siamo vissuti per questo. Non si addoppia di un centimetro l'ombra. E ormai noi ogni anno veniamo a Riccione a ripigliare coraggio e forza per sopravvivere questa lotta. Perché noi siamo due genitori che sono 8 anni che battagliamo, che facciamo questa lotta, che abbiamo calcato i pavimenti del Senato, della Camera dei Deputati, delle varie commissioni, siamo andati tanto alla giustizia, adesso vogliamo, esigiamo la verità. Svelare, magari è positiva, dire con sacrificio, certe considerazioni in passato, credo anche attuali, sia è una cosa che serve al paese. E proprio questa credo che sia la difficoltà del processo per Ilaria e per Dio. Perché avere giustizia vuol dire scavare sul potere della cooperazione, sul traffico d'armi. E questo che non si può fare. Era l'estate 1995 quando Riccione incontra per la prima volta Giorgio Viciana Alpi. Nell'estate 1995 avviene la prima edizione del premio giornalistico televisivo di Ilaria Alpi, che si tiene proprio qui a Riccione, pensata da alcuni riccionesi. Il 3 giugno di quest'anno, del 2006, durante la 12ª edizione di questo premio, perché intanto in questi 12 anni il premio ogni anno si è riproposto, come avete visto anche dalle immagini, e ogni anno ha riproposto anche la ricerca, l'impegno per la ricerca della verità, e ogni anno ha ospitato Giorgio e Luciana Alpi, che sono diventati in questi 10 anni il vero motore del premio Ilaria Alpi. Ebbene, il 3 giugno 2006, durante la serata di premiazione, il nostro sindaco Daniele Imola propose
disse in quella sede che avrebbe proposto al Consiglio Comunale di Rizzone la cittadinanza onoraria per Giorgio Inzanaldi. Il 22 giugno di quello stesso mese, ovviamente c'è giugno lo stesso mese, il 22 giugno quella proposta divenne formalmente approvata all'unanimità dalla seduta del Consiglio Comunale. Siamo qui quest'oggi per consegnare questa cittadinanza onoraria a Giorgio Luzzanna. Ma prima di dare la parola a Daniele Imola, al nostro sindaco, vi invito a far festa insieme, perché c'è un altro motivo di festa oggi, oltre a questo, che è già molto importante, perché il primo settembre di 46 anni fa Giorgio e Luciana Albi si sposarono, quindi anche loro. Do ora la parola al sindaco Daniele Imola. Signor prefetto, autorità, colleghi consiglieri, voi tutti, credo che non vi stupirete se dico che questo è il giorno più bello del mio mandato di sindaco di Rizzone. È il più bello per il gesto che faremo tra poco, cioè consegnare ai genitori di Ilaria la cittadinanza onoraria della città di Rizzone. Voglio quindi ringraziare a nome di tutta la città Giorgio Luciano Alpi per aver accettato la cittadinanza onoraria e per averci seguito con tanto affetto in tutti questi anni. Voglio anche ringraziare il sindaco di Roma, Walter Veltroni, per aver accettato il nostro invito. È talmente nota l'amicizia, la stima e l'ammirazione che mi lega a Walter che non aggiungo altro, altrimenti rischierei di essere patetico. Grazie comunque di cuore per essere venuto proprio in questo giorno. Non capita spesso di prendere decisioni all'unanimità, ma questa volta l'intero Consiglio Comunale ha accolto la mia proposta di assegnare a voi la cittadinanza onoraria. Io sono grato a tutti i consiglieri comunali di avermi dato così la possibilità di esprimere nel modo più alto possibile tutta la nostra gratitudine a Giorgio e Luciano. Gratitudine per tutto quello che ci hanno insegnato e per quello che ancora ci insegneranno. Da Giorgio Luciano abbiamo infatti imparato molte cose in questi anni. Abbiamo imparato innanzitutto quanto è importante la verità. Il fatto che a 12 anni di distanza non abbiamo smesso di cercare la verità sulla scomparsa di Ilaria e Miran deriva prima di tutto dalla tenacia di Giorgio Luciano, che ogni giorno ci ricordano come quella verità sia importante per loro. Ma quella verità è straordinariamente importante anche per tutti noi. Per mantenere vivo lo spirito di giustizia che ci anima, perché se scoprissimo la verità sicuramente eviteremmo altre situazioni simili. E infine perché oggi che sta riprendendo un'attenzione alla pacificazione del Mediterraneo, forse quella verità porterebbe un piccolo contributo all'opera di pacificazione, perché non riesco a togliermi dalla testa che Ilaria e Miran siano morti più per le contraddizioni e per le tensioni che noi abbiamo esportato in Africa più che per le lotte tribali che sono ancora presenti in quel continente. Per questo spero veramente che l'impegno assunto dal Presidente Prodi direttamente con Giorgio Luciana non svanisca in un'ennesima delusione. Spero veramente che qualcuno inizi a scavare sotto quella strada che porta a Bosaso e che si possa scavare in ogni luogo dove è ancora nascosta la verità. Da Giorgio Luciana abbiamo poi imparato che il modo migliore per ricordare Ilaria e Miran è quello di sostenere il mestiere difficile che loro facevano, cioè il giornalismo d'inchiesta. In questi anni, attraverso l'esperienza del premio giornalistico Ilaria Alpi, abbiamo capito quanto sia rischioso questo lavoro e soprattutto quanto sia alto il rischio che il giornalismo d'inchiesta venga confinato sempre più ai margini del sistema dell'informazione. Se fosse così perderemmo uno strumento formidabile di conoscenza e perderemmo tante verità di cui abbiamo invece tanto bisogno. Per questo abbiamo promesso a Giana, e oggi voglio ancora una volta confermarlo, che continueremo a sostenere con l'attività del premio tutti i giornalisti e i reporter che in Italia e in Europa si distinguono in questa professione. Da Giorgio Luciano abbiamo ricevuto poi una lezione di civismo straordinaria.
Mi ha veramente colpito la forza della loro pacata ma intransigente richiesta di verità. Anche se piegati dal dolore, hanno sempre saputo trovare le energie per essere in prima fila in tutte le iniziative per sollecitare la ricerca della verità. E anche di fronte alle delusioni più amare, non si sono mai fatti travolgere dallo sconforto. Quell'intransigenza di cittadini che hanno diritto a conoscere la verità sulla scomparsa della propria figlia è sempre tornata prepotentemente al centro dell'attenzione di tutti, proprio per la grande forza morale e civile che li anima e da cui tutti noi possiamo prendere esempio. Ma la cosa più bella che abbiamo imparato da Giorgio Luciana è come può essere grande, immenso, l'amore che lega un genitore al proprio figlio. Walter nel suo precedente libro ha trovato parole bellissime per descrivere il rapporto tra genitori e figli. Leggendolo ci si emoziona, ma ciò che riescono a trasmettere Giorgio e Luciana non è descrivibile. Va oltre le parole il loro amore per Ilaria. Lo senti anche quando non parlano di lei. Lo puoi leggere nei loro occhi. Lo senti quando gli stringi la mano o li abbracci. Senti la presenza viva di un amore sconfinato che ti contagia e ti trasmette una grande serenità. Per tutto questo vi ringrazio, per la passione con cui ci seguite, per i consigli che ci date e voglio ringraziarvi in modo particolare oggi per aver accettato di diventare anche un pochino riccionesi. Grazie. Non da solo il Comune di Riccione da 12 anni organizza il Premio Ilaria Alpi, ma grazie da subito all'adesione e alla disponibilità a lavorare insieme, a collaborare della Regione Emilia-Romagna. E qui con noi a rappresentare la Regione Emilia-Romagna Monica Donini, che è Presidente dell'Assemblea Legislativa. A lei la parola. Sono io a ringraziare voi chiaramente dell'invito che mi avete rivolto e ringrazio il sindaco, saluto con cordialità il signor prefetto, ma soprattutto accolgo in questa rete che deve rappresentare anche il modo in cui si lavora tutti quelli che si sentono e che sentono senso di appartenenza appunto a queste iniziative e a tutto quello che attorno a ciò appunto si è mosso in questi anni e appunto si muove. Io chiaramente sono qui a rappresentare e quindi a rivolgere a tutti voi il saluto dell'Assemblea Legislativa, ma anche a salutarvi appunto a nome di Vasco Errani, della Giunta. È intensa, diciamo, proprio la sinergia, no? La relazione che si crea tra regioni e enti locali grazie anche al coinvolgimento e alla buona volontà e alla sensibilità dei tanti anche funzionari, no? E anche giornalisti, per esempio, appunto, che si occupano appunto anche di comunicazione istituzionale e lavorano con noi. Credo che sia importante appunto valorizzarci reciprocamente e esserci nei momenti in cui è importante appunto rafforzare questo patto, proprio perché è il momento di ribadire la volontà di collaborare tutti a fare un salto di qualità di civiltà, lo dico con semplicità, e per farlo bisogna fare i conti con la storia, bisogna esserne capaci fino in fondo e quindi fare davvero questa operazione di svelamento della verità. E quindi dietro a questa iniziativa che in qualche modo rafforza il legame tra la realtà di Riccione e la famiglia di Ilaria Alpi, che chiaramente appunto saluto con emozione, ecco, c'è anche questo impegno che come istituzioni dobbiamo rinnovarci, che è quello di lavorare concretamente perché per aiutare i percorsi degli storici, di chi si occupa appunto di giustizia, della politica, perché vengano rimossi davvero finalmente gli ostacoli perché la verità sia svelata e perché ci sia davvero appunto una storia condivisa in questo paese e in questo nostro, diciamo, popolo, con ricadute sicuramente positive nelle realtà, no? Anche nostre locali. Dietro all'iniziativa appunto in sé va valorizzata lo straordinario fatto, no?
che in sé rappresentano i genitori di Ilaria. Senza tanta retorica, io come dire, rispetto e sono consapevole di ciò che vuol dire essere babbo e mamma, no? In questo tipo di situazione. Quindi c'è un rispetto, un riconoscimento appunto della sofferenza, ma c'è anche il riconoscimento della capacità di aver trasformato in straordinario impegno civile e anche politico appunto la loro sofferenza come qualcosa di importante, il modo di donarsi, no? E di trasformare qualcosa in sé di terribile e di penoso in un contributo straordinario proprio per tutti noi. E quindi li ringrazio, sono qui appunto consapevole dell'importanza appunto del gesto, rinnovo la disponibilità appunto della realtà che io rappresento ad esserci vicina, ecco, per proseguire in questo impegno, in questo cammino. Vi ringrazio. Altro importantissimo compagno di viaggio di questi 12 anni è stata la provincia di Rimini. Do ora la parola ad Andrea Gnassi, assessore della provincia di Rimini. Intanto si accompagnano, si incrociano le corde di un'emozione forte oggi con quelle di un rigoroso impegno istituzionale che il Comune di Riccione ha voluto perseguire in questi anni con la Regione e con la provincia e con il tenace aiuto e supporto di Giorgio Lucianati. Porto il saluto della provincia e del presidente Nando Fabri. Commozione e gratitudine lo sono soprattutto per Ilaria che con il suo lavoro ci ha dato anche la possibilità di ritrovare le ragioni di un impegno che vuole tenere alti i valori di una coscienza civica che in questo paese poi ogni tanto si disperdono, non si ritrovano così facilmente. La gratitudine per il lavoro fatto dall'Associazione Comunità Aperta e per questo premio che in questi anni ha voluto riportare anche un po' al centro l'impegno e il lavoro di quel giornalismo che non si rassegna, che non si piega, che vuole scavare, vuole scovare e non si piega e non si accontenta anche di ragioni facili e ragioni spesso che appartengono alla parte del più forte. Questo è anche il segno robusto di questo premio nella memoria viva di Ilaria, per cui l'impegno di questa comunità locale è un impegno che continuerà negli anni. Questo è un paese che è fatto spesso anche di verità nascoste e di memorie un po' opache, che hanno spesso indebolito la coscienza civile e critica del paese. Allora questo è un premio che ci serve per dirci, per raccontarci e impegnarci per non dimenticare. Non dimenticare perché è sul ricordo, sulla memoria viva, fresca, che si rinnova, che non si opacizza, che possiamo anche pensare, perché no, al nostro piccolo benessere quotidiano. Questa è una terra ricca, ricca di persone, di cose, di valori e ricca anche del suo benessere economico. Ma il suo benessere economico è più forte, più robusto e si rinnova perché è impermeato di qualità sociale, di tessuto morale, civico, se no non sapremo bene neanche dove andare e cosa farcene di questo benessere economico. È per questo che è importante, e per noi è un onore oggi avere in questa terra ricca, aperta, dei concittadini che ci sono stati al fianco in questi anni, sono stati a Riccione. Qualcuno, e finisco, diceva in una cella fatta di molto silenzio che non aveva paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti, e qualcuno che si è fatto molti anni in cella si chiamava Martin Luther King. Oggi qua ci sono molti onesti che non solo vogliono continuare a parlare e ascoltare ma sono grati e orgogliosi di continuare a farlo con i nuovi concittadini Giorgio e Luciano. L'idea del premio Ilaria Alpi nasce 13 anni fa all'interno dell'associazione Comunità Aperta, che tra l'altro in questi 12 anni ha cambiato anche nome ed è diventata associazione Ilaria Alpi Comunità Aperta, proprio per significare il radicamento con questa storia e il quanto abbiamo abbracciato questa storia.
La parola a Pasquale D'Alessio, presidente dell'associazione Ilaria Alpi Comunità Aperta. Grazie. Nell'estate del 1994 l'associazione Comunità Aperta dedicò il premio letterario per la pace Satyagraha a Ilaria Alpi e Miran Gorgi, morti e assassinati pochi mesi prima a Mogadiscio. Quella stessa sera Comunità Aperta decise di mettersi al lavoro per ideare e costruire un premio giornalistico televisivo dedicato ai vari atti. Da quel momento fu determinante per noi l'appoggio dei genitori di Ilaria, Giorgio e Luciano, che mai si sono resi di fronte alle solitudini iniziali, davanti ai depistaggi e agli ostacoli che da 12 anni si presentano sul loro cammino verso la giustizia e la verità. Per tanti anni, anche quando erano soli, nel condurre questa battaglia siamo stati loro vicini, se non altro con il nostro affetto. Abbiamo condiviso i momenti di speranza, quando qualche spiraglio si apriva. Abbiamo gridato di rabbia tutte le volte che certe porte si chiudevano. Poi siamo cresciuti e in noi, dentro di noi, abbiamo sentito ancora più forte il desiderio di giustizia e verità. Siamo cresciuti, maturati e abbiamo iniziato a collaborare nella ricerca delle tracce, delle prove, testimonianze, fino ad andare come associazione Ilaria Alpi in quella terra d'Africa insanguinata dal sacrificio di Dio, la verità l'ha cercata senza paura. In tutti questi anni, in questi 12 anni, negli occhi, dalla determinazione di Giorgio e Luciana, abbiamo imparato ad essere insistenti, capaci, onesti, tenaci nella ricerca della verità. Negli occhi, dalla determinazione di Giorgio e Luciano, abbiamo conosciuto i danni. Abbiamo capito e imparato l'impegno per un mestiere, per un lavoro, il giornalismo. Ilaria Alpi ha portato a Riccione le grandi firme del giornalismo d'inchiesta. Abbiamo imparato a conoscere i grandi inviati di guerra, i grandi inviati del giornalismo, quelli appassionati della verità, appassionati alla verità. Durante questi 12 anni di premio, di conoscenze, di rapporti umani che si sono rafforzati, maggiormente annullati, abbiamo promosso la conoscenza del giornalismo. Il giornalismo di Ilaria Alpi, che credeva nelle donne, nei bambini, credeva nella terra d'Africa, credeva al riscatto della terra d'Africa. Riccione in questi anni è stato il luogo in cui Giorgio e Luciana, e tutti che avevano a cuore il caso Alpi si sono potuti confrontare, hanno potuto discutere sull'esito delle indagini, un luogo che li ha sempre teneramente confortati sull'esito delle indagini, un luogo che ha sempre teso loro le mani per salutarsi, per stringersi, mani le nostre che non hanno voglia di fermarsi, che vogliono continuare a scavare, grattare, a graffiare, mani che hanno ancora la forza di voler spostare masse, ombre, macigni, che hanno avuto ed hanno ancora da prendere a schiaffi le menzogne e le bugie, al fine di poter scrivere la parola verità sul caso Ilaria Alpi e Miran Gorgi. In ultima istanza, la storia dell'umanità è storia di verità. La storia delle donne e degli uomini ci consegna questa speranza e questa promessa di verità. Oggi la cittadinanza riccionese, prima di essere un riconoscimento a Giorgio e Luciano, è un gran regalo che loro ci fanno, il riconoscimento più prezioso della loro grande amicizia. Grazie. Da 7 anni presiede la giuria del premio Ilaria Alpi, Italo Moretti. A lui la parola. Due parole anche a nome di colleghi ed amici che con me hanno l'onore di far parte della giuria di questo premio. L'atto emozionante e solenne cui stiamo assistendo, voi cittadini di Riccione, voi autorità politiche e amministrative, il sindaco di Roma e anche uomo di punta
suggella in modo ulteriore il legame stretto, umano, concreto, che si è stabilito ormai da anni tra Ilaria, Giorgio, Luciano e questa città. Questa città e quanti ebbero l'intuizione intelligente e generosa di dedicare a Ilaria un premio giornalistico televisivo che nel tempo, nel quotidiano, direi è spesso innecessario modificarsi di premi giornalistici che fioriscono un po' dappertutto, magari per soltanto fini pubblicitari, turistici e localistici. Questo premio di anno in anno ha acquisito in Italia e da 2 o 3 anni anche all'estero una rinomanza e una serietà, un impegno, uno spessore di contenuti che possiamo dire con orgoglio e non per merito nostro, ma per merito di quanti annualmente rispondono all'appello del premio, non appare in Italia e forse neppure in Europa, perché è un premio che si ispira a valori particolari, a quei valori che sono la solidarietà, che sono il problema degli ultimi, dei deboli, degli handicappati, degli oppressi, che sono la ricerca della verità davanti a scandali, a oppressioni, a poteri occulti. Sono i valori che stanno alla base statutaria di questo premio, sono i valori ai quali Ilaria, e io ne sono testimone perché per l'avventura di essere il suo collega, sono i valori per i quali Ilaria, e a causa dei quali Ilaria perse la vita insieme col suo operatore Migliarotti. Io mi auguro e auguro a Riccione di portare avanti questo premio e sono certo che la risposta dei giornalisti italiani e stranieri sarà sempre più consistente, perché credetemi, c'è stato un progressivo miglioramento della qualità del prodotto con le naturali sperequazioni che esistono tra chi ha pochi mezzi, che sono quelli gli operatori delle televisioni locali, e chi ha mezzi più sufficienti e più tecnologicamente più avanzati, che sono gli autori dei canali nazionali italiani ed europei. È un premio che, dicevo, merita l'attenzione e ha meritato l'attenzione di autorità giornalistiche e politiche e che sempre di più si caratterizza nel panorama dei premi giornalistici italiani, appunto perché è Ilaria che lo ispira, perché è la vita di Ilaria che lo ispira, perché è la fine di Ilaria che lo ispira e la ricerca della verità che incoraggia noi e quanti aderiscono a questo premio. Io mi auguro che Giorgio e Luciano ancora per anni e anni siano qui ogni anno a incoraggiarci per portare avanti non questo lavoro e per portare avanti anche il lavoro faticoso che consiste nella ricerca di una brutta verità che si vuole che non venga data. Grazie. Ha voluto essere qui con noi oggi anche il sindaco della città di Giorgio di Luciana, il sindaco della città di Ilaria, Walter Veltroni. A lui la parola. Signor prefetto, signor presidente, Daniele, faccio fatica a chiamarti sindaco perché ci conosciamo talmente bene da tanti anni che mi viene naturale chiamarti così. E lo faccio con tanto più piacere perché questa decisione che tu e il Consiglio Comunale unanimemente avete assunto è una decisione molto bella, per la quale comprovo un sentimento naturale di gelosia, perché loro due sono cittadini romani, ma anzi un grande onore che è per Luciano e per Giorgio ed è anche per la loro città. Credo che il fatto che il Comune di Riccione unanimemente, penso che questo sia anche questo un fatto molto importante, bisogna dare atto a tutte le forze, alla maggioranza e all'opposizione, abbia scelto di fare questo gesto, sia al tempo stesso la testimonianza di due cose importanti. La prima è il rapporto che questa città ha deciso di stabilire con Ilaria, attraverso il premio, del quale Italo ha parlato ora, un premio che tende a premiare quella forma
ormai abbastanza raro il giornalismo, che è il giornalismo di inchiesta, che è il giornalismo che va sul campo, che cerca di approfondire, di capire, e che peraltro ha dovuto registrare altre vittime. Cito una per tutte, Maria Grazia Cutugli, che è caduta facendo esattamente lo stesso lavoro che faceva Ilaria. E posso dire che questa adozione a distanza nel tempo che il Comune di Riccione ha voluto fare di Ilaria è quanto mai giusta, perché Ilaria era una bravissima giornalista, veramente una bravissima giornalista, una ragazza molto colta, una ragazza con un'intensità particolare. Io, per come me la ricordo, quello che ho trattenuto nella memoria è il suo sguardo, è la discrezione, la timidezza e al tempo stesso, come posso dire, un'intensa fierezza che c'era in quello sguardo. Si capiva, come succede sempre quando si incontra una persona, si capisce immediatamente che tipo di persona ci si trova davanti. E Ilaria era una persona che aveva tenerezza e fierezza insieme, non so, sono due cose che raramente si trovano insieme. Ed era una grande professionista. I suoi colleghi che sono qui, diversi, credo che anche la loro presenza sia testimonianza dell'intensità di un rapporto che non finisce, possono raccontare il modo che aveva Ilaria di lavorare. Io continuo a pensare, lo dico schiettamente, che quel modo di lavorare, quella voglia di capire la verità, di arrivarci, di indagare per scoprirla, sia stata la causa della sua morte. Non ho mai creduto alla tesi di un incidente, una cosa accaduta per caso, una cosa, Maria Angela Greiner, che è qui, ha fatto un grande lavoro da questo punto di vista. Lì c'è qualcuno che ha deciso che Ilaria dovesse essere uccisa, perché Ilaria evidentemente era arrivata attraverso il suo lavoro a sapere delle cose che era meglio non sapesse. Non è una cosa che non è mai successa, anzi è una cosa che è successa spessissimo. È successa spessissimo a tanti giornalisti, a tanti magistrati, mestieri diversi, ma nei quali ciascuno per la sua parte si mette in quel viaggio particolare che è la ricerca della verità. È successo a tanti uomini delle forze dell'ordine, nel nostro paese. Succede quando ci si avvicina ad una verità che qualcuno vuole che non si racconti, e sono tante le verità che non vogliono, diciamo, si considera da parte di chi ne è responsabile, che sarebbe bene non fossero raccontate, c'è qualcosa che fa in modo che queste verità non emergano. Allora, la lotta per la ricerca della verità sulla morte di Ilaria non è solo un atto necessario di rispetto e di onore nei confronti di una donna caduta in quel modo, in quel momento, di una donna di Milena Rovati, che era con lei e che la accompagnava con le sue immagini, molte di quelle delle quali abbiamo visto scorrere dentro i nostri occhi, ma è anche un modo per cercare di arrivare a qualche verità. E io penso che il principale obiettivo di Luciano e di Giorgio, della loro meravigliosa tenacia, non sia certo uno spirito, come posso dire, semplicemente di acquisizione dell'identità, nome e cognome di chi ha ucciso la loro figlia, ma si ha anche il desiderio di fare in modo che quella verità che è nascosta dietro a quell'omicidio venga fuori, perché in fondo è quello che Ilaria cercava. E quindi il loro impegno non è un impegno collocato in un tempo di ieri, ma in un tempo di oggi. Quindi, scegliendo di stabilire questo rapporto tra Riccione e Ilaria, Daniele, Consiglio Comunale, avete fatto una cosa molto giusta e molto bella. E lo avete fatto, ed è la seconda ragione, in qualche misura mettendo dentro, con quelle due pergamene che tu adesso conferirai loro, mettendo dentro la comunità di riccionesi Luciano e Giorgio. Ora, gli assassini di Ilaria hanno una responsabilità in più che dal punto di vista, diciamo, della sentenza giudiziaria non conta, ma che conta per le coscienze, di aver fatto del male a due persone straordinarie. Quella per me è un'aggravante la più pesante, forse, che si possa avere. Hanno tolto loro la loro unica figlia, e proprio se ci sono due persone che non si meritavano di riconoscere un dolore così, sono Luciano e Giorgio, che hanno reagito nel modo più bello, civilmente, umanamente, vorrei dire persino politicamente più bello,
nel senso alto, questa parola ha per ciascuno di noi, quale che sia le nostre opinioni politiche. La politica è anche il fatto che un cittadino che subisce un'ingiustizia, la più inaccettabile delle ingiustizie, quella proprio più innaturale, reagisca attraverso una fiduciosa battaglia nei confronti delle istituzioni. Perché c'è la rabbia perché non si è arrivati alla verità, ma c'è sempre costantemente la fiducia nelle istituzioni, alle quali regolarmente Luciano e Giorgio si sono rivolte al Parlamento, alle istituzioni politiche, al governo, per cercare di avere quegli elementi di verità che ancora non sono completamente acquisiti. Ma Luciano e Giorgio sono veramente due campioni della democrazia. E nella loro discrezione, nella loro misura, nella loro sobrietà stagliano essere campioni della democrazia. Campioni della democrazia, vera, non sono quelli che sgomitano per andare in prima fila. Sono quei cittadini che lavorano. Io ho sempre avuto grande rispetto di tutte le persone che discretamente dicono dei no, o che discretamente prendono delle posizioni difficili. Luciano e Giorgio sono tra questi, quindi io voglio solo complimentarmi con Daniele, con il Consiglio Comunale di Riccione, e penso che la comunità di Riccione sarà più ricca adesso con Luciano e Giorgio, e penso che anche per loro sia un grande onore quello di essere i cittadini di Roma e di Riccione, e sono anche contento, Daniele, che possiamo condividere insieme questa parte. Grazie. Il sindaco di Riccione Daniele Imola consegna la cittadinanza onoraria a Giorgio Alpi e a Luciano Riccardi. Faremo sempre così, si vota contro quando si è
contrario a una cosa, ma se siete d'accordo bisogna essere, perciò io ringrazio tutti i consiglieri di questo grande regalo che ci hanno fatto. Scusate, sono un po' lungo qua. Poi ci sono delle persone che sono sempre state vicine, penso alla dottoressa Greta Greiner, che ormai è della nostra famiglia, e la regione, la provincia, ci hanno seguito, poi tutti i componenti della Unione, mi sono dimentico qualcuno, ma della direzione della comunità, del premio, che col quale abbiamo un contatto continuo, diurno, noi rompiamo le scatole spesso per avere una notizia, e mai la strada di Ilaria la conoscono un po' tutti, ci fermano per la strada, ci chiedono come vanno le cose, la gente è informata, ciò ci vuole solamente così. C'è stato un momento brutto, nessuno ne vuole parlare perché se no semplice facciamo politica, ma io lo voglio fare, c'è un buco nero tremendo, la commissione d'inchiesta che ha chiuso in modo indegno, Ilaria è morta per caso e questa è stata codificata in una dichiarazione di Stato e questo è molto grave e va con... Non è possibile in un paese simile. Vi ringrazio. Io naturalmente mi associo a mio marito per ringraziare il sindaco di Riccione, Daniele Imola, questa volta ho detto bene il cognome, perché lo chiamavo Empoli, non si lo sa perché. Il consiglio comunale, e anch'io mi associo a quello che ha detto Walter Veltroni, che all'unanimità hanno votato questo nostro essere cittadini onorari. Per cui questo ne siamo molto grati a tutto il consiglio comunale. Noi che cosa dire? Noi siamo orgogliosi di essere cittadini onorari di Riccione, perché ormai sono 12 anni che veniamo in questa città tutti gli anni, perché c'è questo premio intitolato a nostra figlia e a Mira Rovatin, e diventa sempre più un premio importante, è diventato un premio ormai internazionale, si può dire, e questo ci onora moltissimo, e l'Italia sarebbe molto felice di questo. Ringrazio il presidente della giuria Italo Moretti, che è stato anche direttore di Ilaria alla RAI, ringrazio la giuria, parte della giuria che è presente in quell'ultimo scranno, ringrazio Roberto Scardo, ancora giornalista RAI, che fa i servizi stupendi in ogni occasione a che si riferisce alla morte di Ilaria, questo lo ringraziamo, Roberto Morione, ormai pensionato di News 24, fatemi, sono noiosa ma ho il piacere e il dovere, c'è Gianni Minà che credo, forse è una cosa che mi arrogo, non ci arroghiamo io e Giorgio e mi dispiace, ma da una parte dispiace, da una parte siamo contenti che non sia più il RAI perché ha fatto qualche anno fa un reportage su nostra figlia stupendo che ha dato fastidio a molti probabilmente, me ne dispiace in parte, ma questo ti rifarai, guarda. Grazie a Francesco Cavalli che è stato lui insieme a Maurizio Torrealta nel lontano 94 a pensare a questo premio, dico bene? E poi che dire per ultimo, al nostro sindaco di Roma, sindaco di me e di Giorgio perché siamo cittadini romani, ma non di nascita, ma sindaco di Ilaria sì, perché Ilaria era romana.
e ancora grazie perché Walter Veltroni, allora direttore dell'unità, il giorno in cui Ilaria morì, passò il pomeriggio a casa nostra. Devo ricordare la provincia di Rimini, la regione Emilia-Romagna, un grazie affettuosissimo, il rappresentante è qui, il dottor Franchini, ve lo dico bene. Grazie a tutti voi, grazie a tutti i consiglieri, gli assessori, al sindaco naturalmente, e grazie a tutti i riccionesi come noi. Grazie. Prima di salutarci, volevamo fare un omaggio come segno di ringraziamento al sindaco di Roma di essere qui con noi quest'anno per la 12ª edizione del Premio Ilaria Alpi. È stata fatta una penna apposta, in 1994 esemplari, 1994 è l'anno di morte di Ilaria, ed è una penna dedicata alla pace che vogliamo consegnare al sindaco, forse più a lui di altri, perché possa davvero sempre scrivere di pace. Teatrale scritto proprio sul caso Ilaria Alpi, quindi l'ingresso libero, tutti sono invitati a partecipare. Grazie ancora e buon pomeriggio. Siamo di Riccione, siamo novaresi. Grazie. Grazie.